l'attacco di Traiano, omaggio all'imperatore che aveva reso più sicuro l'accesso al porto, è resistito al tempo quale simbolo di Ancona, ma rischia di non resistere all'inquinamento, come recentemente certificato. Da questa antica porta d'Oriente si ammirava il sovrastante Tempio di Venere, dove oggi c'è il Duomo di San Ciriaco, trasformazione finale della chiesa paleocristiana dedicata al protomartire Santo Stefano. Qui sotto i resti di un tempio greco o romano, visitabile eccezionalmente, come anche l'anfiteatro sul quale nei secoli era sorto un convento con una sovrapposizione della storia ancora visibile. È un ingresso monumentale che risale all'epoca della fondazione da parte degli esuli siracusani, nell'Ottocento ad uso cantina dei nobili che sopra vi abitavano. Nell'ingresso dell'anfiteatro inglobato il più antico arco greco che si conosca, che risale alla fondazione di Ancona del 387 a.C. e che costituiva l'ingresso monumentale all'Acropoli. I problemi che impediscono l'apertura quotidiana dei siti al pubblico sono tanti: la mancanza dei fondi per la messa in sicurezza con creazione di camminamenti e la carenza di personale. Pensiamo di aprirlo a breve, almeno il venerdì e il sabato, con i pochi custodi che abbiamo. Ne abbiamo solo 20 custodi per tutta la regione, e anche grazie a un accordo con il comune di Ancona per l'utilizzo dei volontari. Nei secoli si rimaneggiavano gli edifici, così l'anfiteatro venne costruito sopra le terme, con un'appendice che oggi ancora si può ammirare tra le quattro mura di un condominio, altro segno che la città sia cresciuta tra le rovine. Qui anche i resti del foro romano, non visitabile, ma per fortuna a cielo aperto. Questa zona nel dopoguerra fu demolita proprio per creare nuovi quartieri tra i magazzini dell'antico porto, un'area in attesa di riqualificazione grazie a un recente stanziamento di 500.000 euro, in verità dedicato all'intera città antica. Qui si ritrova anche la sovrapposizione della storia con il balneum per i pellegrini medievali, ma si punta a renderla ancora più comprensibile. Come all'Università Politecnica delle Marche, dove durante la costruzione di un parcheggio multipiano è stata scoperta una necropoli ellenistica. 8 tombe visibili su oltre 400, che si possono visitare a richiesta, ma mancano le guide. Se da tempo è accertata la fondazione di Ancon, o gomito della costa, da parte dei Greci, le conferme che fosse abitata dai Piceni fin dall'età del ferro sono venute solo oggi con i lavori del raddoppio dell'autostrada Ancona Nord-Sud, grazie alla cosiddetta archeologia preventiva, obbligatoria nei lavori pubblici. Si scava, si portano via i reperti più importanti e poi si ricopre tutto, a futura memoria.